Si sta tenendo in questi giorni a Molfetta, nel Barese, il convegno pastorale diocesano nel solco del Cammino Sinodale. Ascoltiamo. La Conferenza Episcopale Italiana ha consegnato a tutte le diocesi una traccia di lavoro per continuare a riflettere sul cammino sinodale. Si tratta del documento dal titolo I cantieri di Betania, che fa da sfondo anche al convegno pastorale della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi. Quest'ultimo ha scelto come tema una chiesa sinodale, camminare insieme sotto la guida dello Spirito. E mentre siamo tutti quanti anche in fibrillazione per la visita del Santo Padre qui, diciamo, nella nostra terra, verrà a Matera esattamente domenica prossima. Sicuramente il Santo Padre vorrà invitarci ancora di più a riprendere quota, a riprendere il nostro cammino, non in maniera singola, ma in maniera sinodale, cioè comune. E la comunione è imprescindibile dal nostro essere cristiani, per cui consacrati, battezzati, laici, religiosi, religiose. Dobbiamo convincerci che siamo tutti popolo di Dio ed è necessario che noi ci mettiamo in atteggiamento di ascolto, perché l'ascolto è la prima maniera di rendere un servizio, di esprimere la carità verso chi ci sta accanto. Oggi la Chiesa deve necessariamente, prima di parlare, prima di dire, deve fare propri gli interrogativi del mondo. Siamo a 60 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, che si aprì, come ben sapete, l'11 ottobre del 1962. Ecco, noi vogliamo chiedere al Signore proprio di mettere a ciascuno di noi, direbbe il venerabile Don Tonino Bello, le ali della speranza, le ali della comunione, le ali dell'ascolto per una Chiesa rinnovata e più credibile. L'anno pastorale vedrà anche l'approfondimento della figura e del pensiero dell'amato vescovo, il venerabile Don Tonino Bello, a 40 anni dalla sua ordinazione episcopale e a 30 anni dalla sua morte.